Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo è il canale Cuccioli & Co. E oggi siamo qui per la quarta parte di Tomodachi Life. Scusate se ho fatto un po' tardi a portarvi questo gioco, però ho avuto anche altre cose da fare, poi me ne dimenticavo, vabbè. Comunque oggi sono riuscita, cioè devo riuscire a portarlo. Iniziamo. Questa volta ho acceso la luce, così forse si vede scusate, meglio. Spero, non so. Ci sono un paio di cosette che devo spiegare, perché in questi giorni sul gioco sono successe cose parecchio belle. Allora, qui praticamente i bambini che vi ho fatto vedere nel scorso video sono diventati indipendenti, sono cresciuti. Uno l'ho fatto viaggiare. E allora quando tu fai viaggiare un bambino dell'isola va in cioè, nell'isola esce il campeggio. Vabbè, in questo momento sembra ness che nessun viaggiatore stia esplorando l'isola. Forse i bambini esplorano quell'area, non so. Praticamente quando tu lo fai viaggiare puoi avere lettere da parte del bambino, però io non posso averle perché dice che no, non mi ricordo il motivo, perché forse per il fatto dello spot pass o dello street pass. Comunque, meno ce ne importa. Allora, questa. Ah, e poi abbiamo anche un'altra coppia sposata con Jaiko e Taro. Poi Taro ve lo farò vedere. Questa è la casa di Andrea e Lucy, quel bambino là che adesso ve lo faccio vedere, quell'altro bambino, cioè il secondo maschio, che non l'ho fatto viaggiare questa volta, ma ho deciso di farlo rimanere nell'isola, nell'appartamento, cioè nel suo appartamento. E questa è la casa di Davide e Ilaria che ci avevano quel bambino che l'ho fatto viaggiare. Allora, evento, torneo di parole a catena in corso. Gli abitanti sono impegnati in una dura battaglia. Chi la spunterà? Scusate, c'ho un po' di tosse. Praticamente loro devono dire delle parole a catena nel tempo restante e chi non riesce si arrende e perde. Infatti lui si è arreso e ha perso. Ha vinto Mei. Mei sarebbe, cioè quella là che ha vinto, sarebbe la bambina quella là del cartone animato di Totoro. L'ho avuta con il QR code di Tomodachi. Vediamo il mercatino notturno. Sì, queste le compro sempre. Almeno per vedere cosa ci esce. Ah, un costume dog. Di questi qua mi sono arrivati altri colori. Ah, la maschera da demone. Io ho comprato il corno da demone oggi. Sono arrivati oggetti nuovi, dei cappelli nuovi, e allora ho detto, bah, fammeli prendere, visto che quando mettono cose nuove, il giorno dopo non li trovi più, cioè li tolgono. Infatti io ho perso tanti vestiti che erano carini, che
Mannaggia a me che non li ho comprati prima perché non sapevo che poi non c'erano più. Infatti ho perso anche degli arredamenti così. Bella la bandana! Vabbè, qui stanno ancora facendo le parole. Comunque, vediamo i nostri mi. Chi c'ha dei problemi? Allora. Ah, questo è un personaggio che ho creato ieri. Ci sono tanti personaggi che ho creato in questi giorni. Ho creato questo qui che l'ho chiamato Coro Coro. Questo qui. No, aspetta, ma Tania. No, aspetta. Ah no, sì, Tania è nuova anche, sì. Quello sarebbe il suo motto, tutto a posto. Questo, no, vedete, motto, tutto a posto, io l'ho insegnato. Questo non ha problemi, quindi. Vediamo. Ame. Sta facendo un sogno, vediamo. Ah. Il rituale. Chiave. Che razza di sogni che fanno? Trovato la chiave. Vediamo. Stavolta discorso serio. Avevo intenzione di farvi vedere tutti i miei personaggi. Mo' che finiscono di chiacchierare. Ok, hanno fatto amicizia. Evviva, è andato tutto bene. Ha superato il livello, livello 3. Cosa possiamo regalargli? Boh, un arredo. Ok, il bimbo spray. Ok. Bene, adesso vi faccio vedere tutti i miei personaggi. Allora, questa è Ilaria. Sarebbe il mio sosia. Questo poi Carmela. Carmela. Andrea. Oh no, si stanno litigando. Si lanciano gli oggetti. Vabbè, Andrea è quello biondo. Poi Davide, che sarebbe il marito di Ilaria. E questo qua invece sarebbe questo biondo sarebbe poi il marito di Lucy, che poi andremo a vedere quelli là che ha avuto il bambino là. Luciano. Vabbè, c'ha la tuta da supereroe. Ok. Jaiko. Vabbè, Jaiko poi sta a casa sua, ve la fa. Facciamo controlla. Quella lì. E quella è Taro.
Chissà se faccio in tempo a farveli vedere tutti, non lo so. Vabbè, lei e Desiree ve l'ho fatta già vedere. Lucy. Quella. No, perché sono tornata indietro? Vabbè, ve l'ho fatto già vedere. Brian, quello là. Aisha. Antonio. Chico. Gli ho messo quei capelli là. Doraemon. Vabbè, Shizuka ve l'ho fatta già vedere. Veronica. Yukari. Super Mario, non so se ve l'ho fatto vedere, però mi sa di sì. Carlo. Laura. Annalisa. Questa qui. Lilo. Debbie. Yandere, vabbè, ve l'avrò fatta vedere. Duca. Prima l'ho fatto di colore, però adesso le ho messo il colore chiaro della pelle e gli ho cambiato anche il colore degli occhi. Sonia. Antaro. Chloe. Stitch. Facciamo una cosa, vi faccio vedere solo i personaggi che quelli là che ci sono negli appartamenti. Suki, Winnie, vabbè, mamma l'avrete già vista, May pure, Chihiro, quella del cartone animato La città incantata, Alice, Michela che è nuova, Ame, quello di prima, Tania, sempre quella di prima, Coro Coro, beh, Katia l'avrete già vista, Chris, Lauretta. Vabbè, che Roro. E Marco, questo è il loro figlio di Lucy e Andrea. Silvia. E Roberto. Ecco qui. Comunque il video termina qui perché non ho molto tempo. Quindi questo video è un po' così, diciamo. Però nel prossimo video ci giocheremo e risolveremo i problemi, vedremo, no? Quello che possiamo fare, insomma. Niente, spero che il video vi sia scusate, piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate like e noi ci rivedremo per un altro episodio. Ciao!